Tieni Gianluca, la porta aperta. Andiamo. Commissario, hanno chiamato. C'è stato un omicidio. Andiamo. Mamma mia. Questo è il corpo. La vittima si chiamava Simone Marini ed è morto circa 2 ore fa. Guarda, entro oggi voglio risolvere il caso. Chiama tutti i condomini e portali qua. Comandi. I'm addicted to you. Hooked on your love. Chi sarà mai l'assassino? Per fortuna che voleva risolvere il caso entro un giorno, eh. È passata una settimana, eh. Nel pomeriggio risolviamo il caso, nel pomeriggio voglio risolverlo. Comunque questi sono gli incartamenti che la scientifica ha inviato, se li vuole vedere. Sì. Ma l'abbiamo convocato per avere qualche notizia sulla vittima. E questo qua è un nostro amico, infatti siamo cresciuti da bambini. Ma senta, lei non ha da dire nulla? No. Senti, io ci sto a capo in caso, ma si arrestavano tutti e due? Vabbè, va, chiedo a una magnata. Dai, su, andiamo. Andiamo, dai. Ma che voglio? Ciao, sei, tu sei? Scusi il disturbo, io volevo un attimo entrare perché sono rimasta qua sola di fuori. Prego. Ma guarda tu questi dito, ma... Oh. Mamma mia! Oh, scusi, perché fa così? Perché, ma non ti ricordi di me proprio? No, io sono Chiara, la tua ex. Mettiamoci sul tavolo e parliamo. Sì, va bene. Ecco, io non so come dirtelo veramente, cioè, sono molto cambiato nell'ultimo tempo. Ho studiato per diventare prete anche, quindi ho fatto un po' questo cambiamento, così. Sì, ma perché mi hai fatto questo? Perché prima ero un ragazzo molto fiero di me stesso, con tanti complessi come hanno i giovani d'oggi, quindi ho fatto veramente tante stupidaggini. Un grave atto vandalico questa notte ha gravemente danneggiato la fontana di Villa Torlonia, spostata dall'originaria collocazione 2 anni fa. È l'effetto dell'ormai inevitabile invasione di giovani e giovanissimi del sabato sera, giovani spesso in cerca di gesti estremi. A subirne le conseguenze è proprio uno dei luoghi più cari ai trascatani. Un grave danneggiamento per il quale sarà ora complicato rintracciare i responsabili, sebbene le telecamere a circuito chiuso che vedete sul monitor abbiano catturato alcune immagini di un ragazzo in fuga che potrebbero aiutare le indagini. Ora però, ma è il momento padre. Delle critiche c'ha lo stesso già tutti in inevitabilmente accompagneranno il grave gesto che ha colpito la storia. Vivi e ma come vivi e lascia vivi? Non so che è una cosa brutta, perché la montagna è venuta della pianiera. Sì, ma quella è una cosa architettonica, c'ha il suo valore. Ci sarà chi di dovere prende. Sì, ma ai tempi d'oggi qua tutti meno freghisti, ma lascia perdere, qualche cosa dobbiamo fare. Sembra che suo figlio abbia qualcosa a che vedere col danneggiamento di ieri sera alla fontana di Villa Torlonia. Abbiamo necessità di parlargli, se cortesemente ce lo fa venire un attimo. Ma non c'è, è in vacanza, è in Grecia. È necessario che lui rientri subito, abbiamo necessità di parlargli. È libero? Stai calma. Personio. Oh ragazzi, zitti, mi sta chiamando mio padre, Boni, non so che vuole. Pronto, va? Davide, ciao. Sì, lo so che sei partito adesso, devi tornare indietro, sì. Ma che è successo? Ma che hai fatto? C'ho qui della polizia. Sembra che tu abbia fatto dei danni a Villa Torlonia ieri sera, sì. Telecamera a circuito chiuso, c'è qualcuno che... Ma che sta a dire, oh? Ma che, davvero, no? Oh, ma che stai a dire? Non c'entro niente. Sembra sia tu, sì. Non mi importa se sei tu o no, devi tornare indietro. Passami il telefono, Stai calmo. Tua madre sta avendo delle fibrillazioni, Davide. Torna indietro immediatamente, va bene? Sì, ho capito, va bene, grazie. Mo vedo come fa. Ciao. Va bene. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno.
Stai calmo. Da 3 mesi che avevamo organizzato il viaggio. Te pare che non mi giro del culo? Non conosciamo i nostri tua, figli. Ma cosa ti dice sempre tua madre? I figli si educano con il polso e con la presenza. Non ci sei mai a casa. Ma come non ci sto non mai? Stavo qui quando è partito. E tutte le volte che ci sei su quel divano, spalmato sul divano. Alfio, ti vuoi alzare? Adesso quello perché va in giro, quello perché dorme, sbagliano tutti e due. Che devono fare? Dico tu. Quello che va in giro lo facciamo dormire. Devi essere più presente in casa. Sì, certo, come no. Mamma, Davide, oh, finalmente sei tornato. Ma che è successo? Bravo, complimenti, ben tornato. Ma che hai fatto? Beh, che hai fatto? Io? Hanno rotto la fontana a Villa Torlonia, stanzi. E ma che hai fatto? Rotto la fontana a Villa Torlonia. Ma io non c'ero, sì, te l'ho detto prima. Ti hanno riconosciuto per quel cazzo di giubbino a strisce che ti sei comprato. Ma quale giubbino? Hai detto, la polizia è venuta qui ma e ti ha riconosciuto. Ma guardi tu mio, io non ce l'ho da 2 settimane che l'ho prestata per discrezione di Alfio. Alfio. A chi l'hai prestato? Alfio! Chiamalo! Lo sapevo che non c'entrava! Disgraziato! Avanza, una cosa combinata, ma non volevo andare al viaggio! Ma che cazzo ti sei messo a fare a te? Ma che ti è successo? È stato un miglioramento, sì, un miglioramento anche per una scena che nel film lavorare in film con pronto? Che? Prenotato, eh. Dove ma arrivo? Che andiamo a fare io poi e te? Vieni Matteo e Simone pure. Pure loro andiamo a Rimbo, ma non mi vado a andare. Perché non ce l'ho? Ma che andiamo a fare io? Vabbè, divertirsi. Ah, vabbè, allora me lo tagliamo a parte. Perché sennò non mi piace. A parte sì, così. No, così. No. Il macello qui le macchine le cose. Scusate, però con questo ci sono stringi. Cioè, tu hai intenzione di farti tutta questa strada? No, io salgo avanti, eh! Io salgo avanti! Mamma mia! Vai, vai, io salgo avanti, non c'ho nessuna intenzione di farmi tutta quella strada. Ok? Dai! Dai, in aria già fa caldo. Dai, questa era carina, Oh, senti, scusa, che mi potresti alzare 10 euro? Devo andare a trovare mio padre, sai com'è? E dov'è, in ospedale? Ma che? Se sta a vedere la partita da Roma? Forza, Roma! Dai, questa è proprio... No, come succede quando rido tanto? Che? È uno stupido di acido. Ma che cos'è? Foglietto. Foglio con l'appunto. Ah, gli appunti, perfetto. A me non mi allora, vuole una mano. Inizia con egregia Jennifer. Che egregia? Mica stiamo con le pecore. Ah, vabbè, allora scrivi signorina. Dove sta? Chi? La signorina.
Scemo! Signorina, l'intestazione autonoma della lettera. Ah, ok. Allora, poi scrivi, io sono un suo ammiratore. Io sono un suo ammiratore. Abito sotto a te. Abito sotto a te. È che non mi è mai capitata una cosa così, perché lui è troppo... è troppo... Poi che possiamo scrivere? Ah, sono un bravo ragazzo. Giusto. Sono un bravo ragazzo. Perfetto. E poi ho il colesterolo basso. Importante. Sì. È sì, giusto, ma... basso. Poi mettici, non so, non sei stato mai in carcere, così capisci pure che sei stato in carcere, così capisci se è un bravo ragazzo. Aspetta, le scrivo. A me pare una mezza cagata, Sono mai stato carcerato. E poi possiamo aggiungere che prendo buoni prodotti al supermercato. Sì. Prendo poi buoni. E potremmo... prodotti? Supermercato, perfetto. Ah, aggiungi anche che quando la vedi hai il fiatone. E non perché ho giocato a pallone. No, cioè le gambe gonfie, non va bene, no, perché ho giocato a pallone, è giusto. Sì. Poi scrivi ti amo tanto. Ma che dici, a me mi ami? Ma che stai a dire? Devi scrivere a lei, sulla lettera devi scriverlo. Ah, capito. Ok, basta, per me basta così. Anche per me. Poi alla fine metti questa lettera, l'ho scritta da solo, senza l'aiuto di Simone. Aspetta, devo scrivere. Ah, questa... lettera l'ho scritta da solo, senza l'aiuto di Simone. Giusto. Senza l'aiuto di Simone. Simone. Insomma, bella serata. Sì, bella. Insomma, in Napoli invece che fai? Io faccio l'estetista, faccio le unghie, preparo le creme, curo i volti, insomma, faccio una specie di miracolo. Tutte grandi. Scusa, non vorrei essere indiscreta, ma te che hai fatto all'occhio? Che ho fatto? Mi è successo qualche casino qualche giorno fa. Che mi è successo? Dai, racconta, mi piacciono le tue storie. Beh, in pratica devi sapere che sono in un giro molto brutto. Cioè, in pratica un giorno ho deciso di picchiare uno. Era proprio uno stronzo. Allora gli dico, muore una botta della. Sono detto che questo non c'ha le palle per menarmi. E alla fine che ho fatto? Questo, non io, quello. Mi ha tirato una maglia dentro all'occhio e mi sono accecato. Niente di che. Emozionante, insomma. Senti, ma ti funziona l'occhio? Lo vedi? Noi che non te lo faccio vedere, guarda. Certo, tranquillo. Ti funziona l'occhio. Allora ci vogliamo fidanzare? Oddio, non sei il mio tipo, poi con quell'occhio. Però, ma sì, dai, che ci frega. Vai! Ma così, devo entrare in bianco? Ma sì, la vita è una, dai, brindiamo! È un genio, lui, è un genio! Dai, brindiamo, È incredibile! Alla salute! Fine. Pronto? Don Mario, buonasera, buonasera. Buongiorno, buonasera qui. Oh, ciao. Devi sempre farti riconoscere. Ieri sera alla festa ti sei ubriacato di nuovo vergognosamente. Ubriacato io? Ma mi sono bevuto solo un bicchierino. Sì, stasera grande evento. Papà, piacere. Beh, un po' funzionato. Ah, no. Magari, ma come... Ecco qua, buonasera. Buona. Oh, manco ci vuoi versi! Ma che è? No, cattato. Finalmente! Guarda che patanti che ci fanno, ma che c'è una guerra? Vabbè, io in realtà volevo fare un'altra cosa, mi starete chiedendo perché vi ho messo lo spumante? No. Vabbè, io volevo brindare. Non di meno, va bene. Vabbè. Volevo brindare. Ok. Perché volevo dirti una cosa molto importante. Non è che riguarda il lavoro, se no, no, così. Ma che lavoro? Si tratta di amore, che è la cosa più bella del mondo, no? Niente, volevo dirti che io e Giada ci sposiamo. Ah, Giada così diventa brava ragazza. Sì. Già. Beh, fra, io devo dirti una cosa. Sai, quando stavamo insieme, io mi vedevo anche con un altro. Beh, Giada, io devo dirti una cosa, io frequentavo Maria la panettiera. E la portò per pescivendola?
Però io poi dopo mi sono pentito. Io no. Ma chi è questo con cui mi ha tradito? Si può sapere? Beh, adesso non giungiamo a conclusioni affrettate. La mia nuova fidanzata, hai visto? Ah, capito! Chi è? Io sé che sa sì, io sé che él no me ama, solo la noche me llama, mi invita a su casa, quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama, quiere ser pen, 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 quiere ser pen, 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 pen. Questa è la camera? Ma che cazzo è? Questo? No. Non te ne andare, fratellone. No. Poi mi ha detto, ma visto che ci sono, lascio la testa al barbiere così mi fa un po' la barba. Ma che cazzo sei? Sì, sì, no, già lo so che non c'è bisogno che si presenta. Mi hanno parlato molto di lei, del suo trascorso come artista sexy. E prima io ormai non sono più ragazzo sexy di una volta. Adesso magno, c'ho la panza, però so ballare molto bene. Se mi dà il telefonino mi metto una bellissima canzone per fare. Eyes as they